Un saluto a voi tutti, quest'oggi è in edicola l'Eco di Acquaviva, il numero 30, ve lo avevamo già annunciato. In questo 18 novembre Ecomondo Rimini, una fiera da non perdere, i rifiuti come indicatore di crescita sociale diventerebbero una risorsa per i contribuenti. E nella prima pagina inoltre il porta a porta è fallito ancora prima di iniziare. Chi lo ha voluto dovrebbe rimborsare i contribuenti. Come dovrebbe essere il centro raccolta rifiuti? Il Comune non lo ha fatto come previsto da Lo Sappio Sel. E di questo in particolare vi leggerò l'articolo pubblicato a pagina 3. Prima di iniziare, come ormai abitudine da qualche giorno, una delle mille frasi per un sorriso dell'amico Bontempo, anche perché poi vi leggo una frase che è in tema quest'oggi. Una vecchietta rincorre il camion della nettezza urbana con un sacco di immondizia. Sono ancora in tempo? Sì, salta dentro. Ecco, naturalmente è una battuta, è una frase per sorridere un po'. E quindi al termine di questo editoriale potremo seguire le interviste di questo progetto Martina proposto dal Lions Club. E quindi come dovrebbe essere il centro raccolta rifiuti di un comune? Dell'Aro Bari 5, come dovrebbe essere organizzato, come dovrebbe essere strutturato, come dovrebbe essere costruito, come dovrebbe essere ai nostri occhi. E la Codacons di Acquaviva delle Fonti ritiene che il Comune non lo abbia fatto come previsto da Michele Lo Sappio, assessore, già assessore di SEL. E per dimostrarlo propone le immagini che sono state pubblicate a pagina 3 dell'Eco di Acquaviva inerenti ai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani. Una è quella del sito della zona industriale di Acquaviva delle Fonti, e cioè di quel centro costruito con i soldi della Regione Puglia, e l'altra è quella di un plastico prodotto secondo il decreto ministeriale dell'8 aprile 2008. La domanda è molto semplice. Secondo voi c'è corrispondenza tra le due immagini, tra le due fotografie, tra i due centri comunali raccolta rifiuti rappresentati da queste due fotografie? Qual è la soluzione migliore? Una o l'altra? La prima o la seconda? Ma quale è quella che rispetta i requisiti del decreto ministeriale del 2008 e la legge regionale dell'assessore Michele Lo Sappio, all'epoca in quota a SEL? E grazie al contributo della regia guardiamo insieme qualche immagine, oltre a quelle già pubblicate dall'Eco di Acquaviva del centro comunale di raccolta locale, che quelle invece che raffigurano un centro comunale come viene costruito in altri comuni, come rispondente, come dovrebbe essere quello rispondente al dettato normativo. E non può venir meno quest'oggi il seguito della favola, ed è una favola lunga, moltissime pagine. Dovremmo fare un piccolo riassunto, ma riprendiamo dallo spazzamento manuale.
ci eravamo lasciati appunto dicendo che tale modalità di spazzamento dovrà essere svolto con le seguenti, con la seguente esecuzione: lo spazzamento di mozione da muro a muro di ogni tipo di rifiuto, compreso le erbe infestanti e deiezioni animali, dai marciapiedi, dalle sedi stradali, da viali interni, eccetera, eccetera. Gli operatori che effettuano il servizio manuale di spazzamento dovranno avere cura di segnalare in maniera tempestiva la necessità dell'intervento della spazzatrice meccanica. La raccolta delle siringhe abbandonate presenti nella zona di spazzamento. Noi abbiamo Giovanni che fa da memoria, quando mi sfugge qualcosa me lo ricorda. Non ti preoccupare Giovanni, non me lo dimentico. Durante le giornate di pioggia, alcuni operatori addetti allo spazzamento dovranno provvedere alla rimozione del materiale che ostruisce le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali, sia nei tratti orizzontali che verticali, mediante raschiamento e scovolatura, e segnalare eventuali caditoie otturate. Ricordiamo che vi sto leggendo la favoletta, dobbiamo un po' sorridere, dobbiamo un po' eliminare lo stress quotidiano, l'attività lavorativa, le tasse da pagare, e corri di qua, corri di là, magari bisogna comprare delle medicine, magari qualche familiare non sta bene. Ecco, è uno stress la vita di tutti i giorni e quindi cerchiamola con questa favoletta di renderla meno pesante. Gli addetti allo spazzamento devono quindi segnalare tempestivamente qualsiasi problema riscontrato nella zona di sua competenza e segnalare l'eventuale esposizione da parte dell'utenza dei rifiuti ingombranti in giorni e orari diversi da quelli previsti. L'impresa dovrà inoltre assicurare la disponibilità di azioni di pronto intervento su segnalazione degli uffici comunali preposti, che potranno dare comunicazione anche telefonica all'impresa, affinché provveda entro 24 ore alla raccolta dei rifiuti segnalati. Lo spazzamento dovrà avvenire con le seguenti priorità di intervento: piazze, strade interessate dai mercati rionali, giornalieri e vie di accesso alle scuole entro le ore 8 del mattino, quindi entro le ore 8, non entro le ore 20. Eventuali presidi sanitari e zone di accesso alle scuole, centro storico. L'impresa, su indicazione dell'amministrazione comunale, dovrà provvedere all'installazione di coperture semisferiche sui cestini esistenti per impedire l'inserimento di sacchetti di rifiuti e o con una bocca per il conferimento non superiore ai 15 cm porta rifiuti e provvedere al loro svuotamento giornaliero ed alla sostituzione dei sacchi a perdere collocati al loro interno. L'impresa provvederà alla costante manutenzione e o sostituzione dei cestini non idonei in modo da rimanere inalterato il numero iniziale dei cestini. La fornitura dei sacchi in polietilene è a carico dell'impresa, da utilizzare con i cestini portarifiuti. La pulizia dei cestini dovrà essere garantita anche attraverso un lavaggio degli stessi, ogni qualvolta si verificano le condizioni tali per farlo, e non meno di 4 volte all'anno. Ogni intervento di lavaggio di cestini, bidoni, bagni pubblici, fontane, eccetera, dovrà essere evidenziato con l'apposizione di adesivi resistenti all'acqua con indicazione della data di intervento. Vi ricordo che è una bella favola questa, è bellissima. L'impresa dovrà provvedere contestualmente al servizio di spazzamento, allo svuotamento dei cestini presenti nei giardini e parchi pubblici, anche alla raccolta dei rifiuti abbandonati sui prati, nelle aiuole, cioè ciò a prescindere dal grado di manutenzione del manto erboso. Dovrà infine essere sempre garantita una pulizia a fondo prima e dopo ogni operazione di taglio dell'erba al fine di rimuovere i rifiuti presenti sui prati e nelle aiuole, eccetera. E quindi poi proseguiremo con questa favola. Ci saranno tante altre puntate. Dimmi Giovanni,
Sì? Va bene, sì. E allora, a proposito del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Acque delle Fonti, facente parte dell'Aro Bari 5, vi leggo l'articolo 17, condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche. È questo, Giovanni? Oh, ti devo tenere contento, Giovanni, altrimenti cominci ad alzare la voce, disturbi la registrazione. Noi dobbiamo tenere contento, Giovanni. Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere condotte comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata anche parzialmente percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetti dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi o indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'impresa affidataria. Sei contento, Giovanni? Bene. Piazza del Kennedy, sì? Vabbè, normale, siamo alla Piazza Kennedy, Giovanni. E che vuoi, che nei turbini con gli anfibi, le maschere e le bombole come dei sub si mettono a pulire la piazza? Giovanni, è scritto qui. Sì, sì, c'è scritto che se si alla... Sì, vabbè, non c'è scritto in Piazza Kennedy. Ma se succede è naturale che non ci sono le condizioni per pulire le strade. Ma quali sono le condizioni eccezionali, Giovanni? Sì. E concludiamo con un'altra delle mille frasi per un sorriso dell'amico Bontempo. Al manicomio, sì, perché tra le favolette e il disciplinare qua si rischia di andare a finire al manicomio proprio. Pagine di qua, pagine di là, e che manicomio proprio. Quindi al manicomio un pazzo disegna un cerchio e ci salta dentro. Il dottore, incuriosito, gli chiede, che fa? Come mai è saltato nel cerchio? Per quale motivo? Che cosa fa lì dentro? Il matto, faccio un salto in centro. Ti serve qualcosa, dottore? È carina, diciamo la verità, è carina. Vi lascio con le interviste realizzate a proposito del progetto Martina, voluto dal Lions Club, in cui si mette in risalto l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Grazie a voi tutti di aver seguito anche quest'oggi l'editoriale del Mike Notizie.